Non è necessario credere che un bambino, che è una vita nuova, sia fondamentalmente cattivo e che tu debba insegnargli diverse morali e valori, idee e ideologie. Più spingiamo il nostro motore economico, maggiore è la distruzione. Non mettiamo i nostri figli sotto le ruote di un veicolo simile. I bambini crescono con l'osservazione e il coinvolgimento, non con gli insegnamenti e le filosofie che puoi proporre. Se hai un figlio, tutto ciò che devi fare è creare un'atmosfera amorevole, solidale e stimolante. Non è necessario credere che un bambino, che è una vita nuova, sia fondamentalmente cattivo e che tu debba insegnargli diverse morali e valori, idee e ideologie per renderlo buono. Beh, un bambino, che sia lui o lei, tutto ciò che dobbiamo capire è che, per natura, è felice e sta bene. Ma il suo istinto di sopravvivenza è forte e risponderà alle situazioni in un certo modo. Una cosa importantissima che ogni genitore dovrebbe fare è questa. Devi assicurarti, finché tuo figlio non compie 18 anni, di mantenere l'atmosfera in casa tua in modo tale che non veda mai cos'è la paura, cos'è l'ansia, cos'è la rabbia, cos'è il risentimento, cos'è la frustrazione. Mantieni semplicemente questa atmosfera in cui la tua casa è piena di gioia e di un'atmosfera amorevole. Puoi essere certo che cresceranno molto bene. Beh, c'è sempre una possibilità di influenze esterne, ma se mantieni un'atmosfera molto piacevole e meravigliosa in casa, vedrai, quella sarà l'influenza più grande sul bambino. All'esterno, se qualche influenza negativa capita su di lui o di lei, sapranno come scrollarsela di dosso. Se l'atmosfera in casa è molto piacevole e meravigliosa, devi fare solo questo con tuo figlio: assicurarti di essere una dimostrazione costante di una vita meravigliosa. Quindi, se hai un figlio, la cosa più importante è che devi lavorare su te stesso. L'educazione dovrebbe essere uno strumento per espandere la percezione e la consapevolezza umana. Non uno strumento per produrre ingranaggi per una macchina più grande. Ci interessa produrre esseri umani meravigliosi o ci interessa solo inserirli nel motore economico che abbiamo costruito e che sta distruggendo l'intero pianeta? Più spingiamo il nostro motore economico, maggiore è la distruzione, lo sappiamo tutti. Il nostro motore economico è quel tipo di motore in cui tutti noi teniamo l'acceleratore premuto, a tutto gas, ma nessuno tiene il volante. Non mettiamo i nostri figli sotto le ruote di un veicolo simile, che semplicemente sfreccia verso qualcosa mentre nessuno ha il controllo del volante. Questo è un ottimo momento per riconsiderare il modo stesso in cui affrontiamo l'educazione. L'educazione dovrebbe decisamente portare a livelli più elevati di percezione, a un'esistenza più consapevole. E soprattutto, l'educazione dovrebbe far sì che i singoli esseri umani trabocchino di umanità. Quando la tua umanità trabocca, la divinità non può esserti negata. Se dai l'esempio di qualcuno che merita di essere guardato con rispetto, non devi fare molto in quanto genitore. I bambini crescono con l'osservazione e il coinvolgimento, non con gli insegnamenti e le filosofie che puoi proporre. Per favore, dai un esempio del genere. Diventa la persona che vuoi che i tuoi figli siano, allora non ci sarà quasi nulla da fare. In qualche modo, nella loro mente, devi diventare una superstar. Allora non devi preoccuparti di dove andranno, cosa faranno, perché vorranno essere come te. Devi fare solo questo, rendere te stesso in modo tale
che i figli vogliano essere come te. Una cosa importante che puoi fare per i tuoi figli è investire del tempo portandoli fuori, in natura. Ciò che non puoi insegnare a casa, ciò che le scuole non possono fare, ciò che insegnanti e genitori non possono fare, la natura lo può fare. Questo è uno dei modi più semplici per tenere i bambini lontani dalle varie dipendenze che minacciano sempre di entrare nelle famiglie. E soprattutto un certo senso di disciplina si radicherà naturalmente nel bambino. Quando è fuori nella natura, perché cosa funziona lì e cosa non funziona lì, è molto chiaro. Quindi, ogni genitore, quelli di voi che in qualche modo si dedicano a offrire una generazione successiva migliore di chi siamo, se ti dedichi a questo, devi investire una certa quantità di tempo per portare i tuoi figli in foresta, in montagna, al fiume, al mare, qualunque cosa sia a tua disposizione. Se pensi di non essere qualcuno che può fare grandi vacanze, non importa. Semplicemente intorno alla tua città, se vai da qualche parte, ci sarà una collinetta, qualche roccia, qualcosa, fagli fare del trekking in campagna. È molto, molto importante per la tua salute fisica, la salute mentale e soprattutto per lo sviluppo del bambino nel modo più completo possibile.